Ok, intanto volevo presentarmi, sono il pastore Macca dalla Sicilia, il paese Vittoria della provincia di Ragusa, per una comunità discepolo di Gesù. E vi ringrazio e Dio vi benedica per questo spazio che mi avete affidato, che il Signore veramente possa guidarmi nel proclamare la sua volontà. Voglio invitare lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo sa quello che dobbiamo dire quando preghiamo, perché lui intercede per noi secondo la volontà del Padre. Padre, noi veniamo davanti a te nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che la tua parola possa essere reale nei nostri cuori, fare una breccia e darci un messaggio, Spirito Santo, secondo la volontà del Padre, perché possa portare un cambiamento nei nostri cuori, nella nostra vita e nel nostro ministero. Benedico ogni persona che ascolta, benedico i pastori, benedico il presidente della televisione e grazie, Padre, perché tu ancora lo userai grandemente per la tua gloria. Nel nome del tuo figliolo Gesù prezioso. Amen. Allora, ho voluto preparare questo messaggio che è intitolato Vincere la tentazione prima dell'unzione. Perché? Perché ho preparato questo messaggio? Perché dal primo giorno che mi sono convertito ho detto, se lo dice la parola di Dio, è vero. A volte non realizziamo tutto quello che ci dice la parola di Dio, ma se lo dice la parola di Dio, noi non dobbiamo predicare quello che viviamo, ma dobbiamo predicare quello che crediamo, perché la verità cambia la realtà. Perciò in Marco 16,16, 16, nella parola di Dio, sta scritto: chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, cioè tutti i credenti. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi, questi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in giro e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro, confermando la sua parola con segni che l'accompagnavano. Amen. A tutti noi piacerebbe aiutare persone a guarire da infermità. Noi durante l'anno ci arrivano tante richieste di preghiere. Sai, preghiamo per il tizio che ha un tumore. Preghiamo per quel ragazzo che ha avuto un incidente con la moto. Preghiamo per quella famiglia che si sta separando. Preghiamo e durante l'anno vediamo tante richieste di preghiere che facciamo durante il culto o nell'incontro di preghiera. Presentiamo queste persone a Dio. A volte vedi tante persone venire in comunità perché c'è un bisogno, poi quando hanno ricevuto il miracolo, come dice Lebrosi, e Lebrosi non li vedi più. E allora, intanto dobbiamo sapere che il miracolo più grande è la salvezza. Noi facciamo quello che ci chiedono perché noi siamo la continuazione di Gesù. Siamo pregati, chiamati a pregare per questo mondo che sta andando in perdizione, matrimoni che si finiscono, incidenti, violenze. E la Chiesa è l'unica che sulla terra è la casa di Dio, dello Spirito Santo, in cui che quando la Chiesa prega ha l'autorità di cacciare demoni, di fermare malattie. E a volte vediamo guarigioni, ma a volte non ne vediamo. E allora dal primo giorno che io mi sono convertito, mi sono immerso nel vedere Gesù Cristo come operava, come guariva infermi, come risuscitava i morti. E una cosa importante che lui ci lascia detto in Giovanni 14, 12: in verità, vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre.
e qualunque cosa chiederete nel nome mio, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. E se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Allora, Gesù stesso sta esortando i discepoli a dire che qualsiasi cosa chiederemo al Padre nel nome di Gesù, lui la farà. A volte noi ci addoloriamo, ci soffriamo, se vediamo, faccio un esempio, qua nel mio paese molti ragazzi si sono tolti la vita, impiccandosi, togliendosi la vita, e a volte noi soffriamo perché diciamo, ma perché non ci sono arrivato prima io? Quando Gesù ci ha detto siete luce del mondo e sale della terra, siamo chiamati a manifestare l'amore, la potenza di Dio in questa terra. Tante volte tante cose non succedono perché siamo presi da affanni della vita, e quando poi succede un imprevisto, qualche fanciullo che si toglie la vita o qualche cosa, qualche matrimonio che si finisce, ci addoloriamo e diciamo perché. Ma sappiate che noi siamo la continuazione di Gesù Cristo. Chi può cambiare questo mondo sono i figli di Dio. Perché chi ha vinto il mondo è la nostra fede in Cristo Gesù. E allora, che cosa succede a volte che preghiamo, a volte annunciamo la parola e non vediamo cambiamento nelle comunità o nelle strade o quando preghiamo per gli ammalati? Personalmente ho visto malattie guarire dal Signore Gesù, ho visto persone che erano messe in un letto, che non si potevano muovere, che abbiamo pregato, e il Signore Gesù l'ha sanato, perché la sua volontà è guarire, liberare, come dice Marco 16:16, e lui ci accompagna, lui conferma la sua parola, non conferma le nostre opinioni, non conferma il nostro modo di pensare, ma conferma la sua parola, e la sua parola è verità. E come dice la Scrittura, nessuna parola va a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero realizzare pienamente, per cui l'ho mandato. Ora, il messaggio che noi siamo strumenti nelle mani di Dio per portare non solo l'Evangelo, la salvezza, luce in questo mondo, ma mentre che annunciamo l'Evangelo, quando dice entrate in quella casa e guarite gli infermi, gli ammalati, io meditando questa parola dico perché non siamo tutti o perché a volte non succedono tante cose. Ebbene, Gesù qualsiasi cosa che ha fatto in questa terra l'ha fatto per darci un esempio. E qual è l'esempio? Se noi andiamo in Luca 4:1, perché vediamo che c'è un battesimo di Gesù, c'è una tentazione di Gesù, c'è un'unzione per Gesù. E lui tutto quello che ha fatto è per darci un esempio. Ora, Luca 4:1. Ora Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. E per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei 40 giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. E il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, e questa parola mi colpisce, se tu sei il figlio di Dio, perché a volte nella nostra vita, durante il cammino che sembra corto ma lungo, succedono delle cose e noi diciamo, ma se siamo figli di Dio, perché è successo questo problema? Perché mi è capitato questo? Allora, il diavolo ti deve mettere che tu sei un figlio di Dio il dubbio, ma se la Scrittura dice che tu sei un figlio di Dio, sei un figlio di Dio. Continuando, di a queste pietre che diventano pane. Ma Gesù gli rispose, al verso 4, dicendo, sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Poi il diavolo lo condusse, scusate, poi il diavolo lo condusse, ok, lo condusse su un alto mondo e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri e mi adori, sarà tutto tuo. Ma Gesù rispondendo gli disse, vattene via da me, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi lui solo.
Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto che egli comanderà i suoi angeli intorno a te per custodirti. Cioè il diavolo dice: sta scritto a Gesù. Questo sta scritto che cosa vuol dire? Che il diavolo conosce anche le scritture. La maggior parte dei credenti non legge la parola di Dio. Si sta a dire, si accontenta del culto della domenica, si accontenta di qualche messaggino in internet, non leggendo la scrittura. A volte rimane in quella prova, in quel deserto, e non riesce a uscirne fuori perché non si è concentrato a sta scritto e non può rispondere al nemico quando dice. È una scrittura, e la scrittura è una norma, un'arma a doppio taglio. Ti può liberare come ti può legare. Perché sta scritto, ma dice, sta altresì scritto, adora il Signore Dio tuo. Verso 11, ed essi ti sosterranno con le loro mani affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E Gesù rispondendo gli disse, è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un certo tempo. Gesù attraversato il deserto, si è battezzato attraverso il deserto, e quando finisce la tentazione, ora ogni cristiano, io ho battezzato persone che avevano paura di battezzarsi perché dice, quando io mi battezzo tante fratelle mi hanno detto che ci sono delle prove. E allora il battesimo è l'inizio di un cammino, non è che ci sono delle prove. C'è che tu devi vincere la tentazione, il tuo lato debole, la tua debolezza. In quel periodo dopo il battesimo, prima di essere un discepolo, qualcuno che si lascia insegnare da Dio per mezzo di un pastore o di un dottore della parola, tu hai un percorso da passare ed è quel deserto che tu devi morire a te stesso prima di avere l'unzione per poter operare, come dice Marco 16, per liberare gli oppressi, cacciare i demoni, guarire gli ammalati. Ma finché sei in questo deserto, tu non riesci a fare queste opere perché hai il dubbio se Dio è con te o Dio non è con te. E io conosco tanti fratelli preziosi, tanti ce ne sono in giro, che sono offesi con il pastore, come diceva poco fa il pastore, sono nate delle discussioni in chiesa e si sono allontanati. Persone preziose che perché Dio anche a volte non rispondeva a una preghiera secondo la sua volontà, no? Secondo la volontà di Dio, sono nel mondo e non vogliono frequentare più una comunità e sono delusi. Ebbene, questi fratelli, senza che se ne sono accorti, sono rimasti in un deserto spirituale. Ora, tutto quello che è stato scritto nell'antico patto serve per insegnamento a noi oggi. Israele esce dall'Egitto circa 600.000 persone, in più altre moltitudini, donne e bambine, e non sono riuscite ad arrivare alla terra promessa perché si lamentavano, come diceva poco il pastore, di Mosè, si lamentavano che non c'erano carne nel deserto, e la parola di Dio dice che sono periti nel deserto. Gli unici due che sono entrati si chiamavano Giosuè e Caleb, due uomini di fede. Ora per noi questo cammino sulla terra, mentre che facciamo l'opera di Dio, portare il nostro riposo in Cristo. E a volte ci lamentiamo, a volte non condividiamo certi metodi e senza che ce ne accorgiamo ci allontaniamo dalle comunità, ci allontaniamo da quelli consigli che ci danno chi è arrivato prima di noi e si muore nel deserto della vita. E poi tu gli vai a parlare, fratello, sai, ricomincia, tu sei un fratello prezioso, puoi fare tanto per il Signore. No, io non frequento più nessuna chiesa. E allora, senza che se ne sono accorti, spiritualmente, piano piano si va morendo come morivano le persone nel deserto, ma solo due sono entrati nella terra promessa, Gesù e Caleb. Ora, per avere quell'unzione, per operare secondo la parola di Dio, dobbiamo superare la tentazione
per avere quell'unzione, per aiutare altri. Ora, se tutti i credenti, perché la parola di Dio ci dice in Marco 16:16, tutti quelli che hanno creduto nel mio nome cacceranno demoni, parleranno nuove lingue, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Tutti i credenti che ci siamo, se saremmo usati così dal Signore, guarire gli infermi, guarire gli ammalati, risuscitare i morti, io dico che le chiese traboccherebbero della presenza di Dio e delle persone. Ma a volte noi, come credenti, non avendo la conoscenza della parola di Dio perché non leggiamo, rimaniamo in quel deserto. E in quel deserto, fratelli, c'è aridità, non c'è preghiera, non c'è presenza di Dio. Perché? Perché in quel deserto siamo amareggiati. E allora un appello anche per i fratelli, che tanti fratelli si guardano queste trasmissioni da casa e non vogliono frequentare una chiesa. Sappi che tu sei una persona importante, una persona che puoi fare al di là di quanto pensi per il Signore, per portare il nome a Cristo. È un appello a uscire di quel deserto, tutti i fratelli che si sono fermati, a mettere di nuovo l'armatura come scritto in Efesini e continuare a combattere contro principati e potestà per strappare anima al nemico, perché il nemico sta avanzando, come dice la parola di Dio, mentre che gli operai dormivano, il nemico ha seminato delle zizzanie. E risvegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà della sua luce. È un appello che sto facendo per rialzarci e farci di nuovo quello che il Signore ci ha chiamato a fare. Allora, in Luca 4:14 abbiamo visto Gesù si è battezzato, fu condotto dallo Spirito Santo e torna con l'unzione. Inizia il ministero di Gesù dopo il deserto. E questo ce l'ha dato come esempio in Luca 4:14. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava loro nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare il giorno di sabato, entrò nella sinagoga, si alzò per leggere, e gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e reso all'inserviente si pose a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi questa scrittura si adempie nelle vostre orecchie. Non possiamo avere l'unzione se non superiamo la tentazione. Allora, tu, uomo di Dio, tu, fratello, tu ministro, siamo chiamati tutti a operare nella vigna di Dio. Il pastore ha il suo ministero, il fratello ha il suo ministero, il dottore ha il suo ministero, ma tu, popolo di Dio, sei chiamato nelle strade. Perché io ti posso dire che dove arrivi tu non arrivo io, perché intorno a noi ci sono cerchi di amici, parenti, che stanno aspettando, come dice la scrittura, la manifestazione dei figli di Dio. E se tu riesci a superare oggi questo deserto nella tua vita, queste tentazioni nella tua vita, queste prove nella tua vita, come dice in Giacomo, tu riceverai la corona della gloria e potrai adempiere quello che adempiva Gesù nella sua chiamata, perché disse: voi farete delle opere che ho fatte io, anzi ne farete di più grandi.
è un messaggio corto, ma una chiamata. Quando inizia una guerra, vengono chiamati militari in congedo, vengono reclutate persone perché c'è una guerra in atto. E allora, carissimo fratello, carissimo figlio di Dio, tu che sei prezioso, che ti sei fermato, che guardi un culto da casa o non riesci più a frequentare una chiesa perché sei stato deluso, ti voglio far dire una cosa, ti voglio dire. Per un soldato in guerra non c'è mai congedo. Noi siamo in guerra contro principati, potestà e dominatori del mondo di tempo. E noi, io, tu e tutti quelli che hanno accettato Gesù Cristo possono fermare l'opera del nemico che sta portando persone al suicidio, che si uccidono fidanzate, che c'è violenza. E questo sta succedendo perché i figli di Dio si sono messi in congedo. Ma per noi non c'è congedo perché siamo in guerra contro i principati e potestà. Ma la buona notizia è che il Signore Gesù ha fatto un pubblico spettacolo di demone e suoi angeli e ci ha dato l'autorità di calpestare, come dice in Luca 4, in Luca 10, 19, scusate, di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico. Perciò figlio di Dio, io ti chiamo a riaccendere il fuoco, quella fiammella che è in te, e continuare ad operare nel regno di Dio, perché più siamo, più vittorie possiamo avere, perché il diavolo che si è preso le famiglie, che ha fatto uccidere persone, è un abusivo. Noi abbiamo un diritto legale da parte di Dio di bloccare ogni piano del diavolo, di pregare per la politica, di pregare per questo mondo. Non siamo chiamati a lamentarci perché Israele si è lamentato ed è rimasto nel deserto. Noi siamo chiamati a essere sentinelle per le nostre famiglie, sentinelle per il nostro paese, sentinelle per questo Italia, per questo mondo. E quando un figlio di Dio si alza per pregare, il diavolo deve stare zitto e deve lasciare là quelle famiglie. Ma se noi non lo facciamo, come la zizzania è cresciuta in mezzo al grano, avanza. Così continua a essere. Perciò questo messaggio mi fermo qui e preghiamo. Spero che sono riuscito a trasmettervi quello che vi volevo dire. Preghiamo. Padre Santo, meraviglioso, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, tu che ci hai dato il tuo santo figlio Gesù sulla croce affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dopo la croce lui si è seduto alla destra tua e prega per noi, e ci hai mandato il tuo Santo Spirito, come dice la tua parola, voi riceverete potenza dall'alto e sarete testimoni nei vostri paesi, nelle vostre città e in tutto il mondo. E io ti chiedo, Padre, che ogni fratello che mi ha ascoltato, che non vuole frequentare più una chiesa, ogni fratello che mi ha ascoltato, che si è fermato, io chiedo che il tuo Santo Spirito li vada a trovare e infuocare le loro vite e riaccendere quella fiamma che tu spenta. Grazie, Padre, perché ho avuto anche una richiesta di preghiera su un matrimonio a Palermo che si sta cercando di distruggere. Ti prego per tutti i matrimoni. Non permettere che lo spirito di divisione, di distruzione, continui a fasciare i matrimoni. Ma dacci sapienza e autorità a ogni fratello per bloccare ogni situazione. Nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen.